Il progetto in realtà è il frutto di un'intesa, di un protocollo d'intesa tra l'Unione Camere Penali Italiane e il Ministero dell'Università e della Ricerca ed è indirizzato soprattutto agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori. Grazie alla collaborazione poi con la Camera Penale di Napoli, in particolar modo con il Presidente Marco Campora e alla dirigente Assunta Barbieri, la dirigente del liceo statale Ischia, siamo riusciti quindi a portare questo progetto anche nelle nostre scuole ad Ischia ed è importante per diversi aspetti, diciamo, perché sì, oggi i ragazzi durante l'anno scolastico partecipano a tantissime iniziative legate proprio alla legalità, al tema della legalità, però oggi abbiamo voluto dare un qualcosa in più ai ragazzi, cioè farli entrare proprio nel vivo di un processo penale, chiarire i ruoli all'interno del processo penale, quindi della difesa, del giudice, del pubblico ministero, però diciamo, rispetto a tanti altri convegni sulla legalità si sottolinea proprio l'importanza della figura dell'avvocato penalista, perché in una società ci devono essere delle regole condivise e anche all'interno del processo penale ci sono delle regole ben precise e chi deve fare in modo che venga garantito appunto il diritto di difesa dell'imputato è l'avvocato penalista e quindi deve assicurarsi che il suo assistito abbia un giusto processo. Oggi questo progetto diciamo, è stato strutturato in due momenti. Uno è una parte un po' teorica e quindi rimanda a quelli che sono i principi costituzionali alla base del processo penale, alla Convenzione Europea dei diritti umani, parla anche del problema del sovraffollamento delle carceri, e poi una seconda parte dove c'è una simulazione del processo che i ragazzi stanno facendo in questo momento in aula e quindi sono stati divisi in tre gruppi, accusa, difesa e giudice. Dopodiché ci sarà un'altra giornata dove invece i ragazzi, grazie alla disponibilità anche della presidenza del tribunale, vivranno dal vivo quello che oggi in effetti stanno ascoltando e stanno imparando, cioè un processo vero e proprio, parteciperanno ad un'udienza penale. Questa esperienza ci ha fatto comprendere appieno le dinamiche sociali, quindi la realtà sociale che ci circonda e il ruolo che gli avvocati hanno in quest'ultima. Ogni cittadino ha dei diritti e tra questo vi è il diritto al reinserimento sociale. In quanto studentessa del liceo delle scienze umane, ciò che mi ha interessato maggiormente è stato l'argomento delle carceri che hanno il compito di appunto aiutare gli individui a ricevere una rieducazione. Le carceri però spesso non riescono a soddisfare diciamo, questa funzione in quanto sono sovraffollate. Il progetto innanzitutto ci ha spiegato soprattutto come avviene un processo penale e soprattutto i protagonisti del processo, quindi avvocato, giudice o pubblico ministero. Inoltre ha chiarito anche diversi dubbi che i quali possono trapelare attraverso soprattutto internet o social media sul processo e soprattutto anche per persone come me, per studenti come me che vogliono poi intraprendere la facoltà di giurisprudenza. Questo è stato, diciamo, un progetto che ha chiarito appunto tutto questo.